l'altra io no. Tania Petta. Io te ne. Tania Petta. Bellissimo del tuo figlio Gesù a Fiume Giordano, è liberato al mondo l'amore sponsale per il tuo popolo. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla croce, hai generato la Chiesa tua diventa sposa. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi per estendere Paolo e Giovanni la messa iniziale della Chiesa. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci hai rigenerati nell'acqua con la potenza del tuo Spirito, ravvivi tutti noi la grazia del battesimo e concedi a Giovanni e Paolo un cuore libero e una fede attenta, perché purificati nell'intimo accolgano il dono del matrimonio, nuova via della loro santificazione, per Cristo nostro Signore. Voi fieri e tutte le bestie, re e uccelli all'aria.
neanche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona un cembalo che ti impegna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede, così come trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Parola di Dio. Thank you.
l'uomo è stessi soli, ma ha voluto dare un sostegno, un aiuto, una compagnia. E abbiamo sentito che dal sonno di Adamo, ecco, Dio ha chiesto lì una cosa, di fare questo dono, e gli dona una compagna, la donna, osso delle sue ossa, e questo è stato vicino. E dunque non più due realtà, ma una sola realtà, o meglio due vite che si fondono per diventare una sola cosa, che si sostengono, si consolano, si appoggiano l'una all'altra, si chiamano per nome, e questo per sempre, per tutta la vita, e questo è un mistero. Parlando della vocazione sacerdotale, Giovanni Paolo II diceva che è un dono del mistero, ma anche il matrimonio è un dono, è un mistero, che due vite a volte anche così diverse, che non siamo tutti uguali, però per la grazia di Dio diventano una sola cosa, il dono di Dio. E dovremmo guardarci sempre tutti un lato, ma soprattutto all'interno del matrimonio, ciascuno dovrebbe guardare l'altro lato. Questo cammino che voi oggi iniziate è un cammino diverso da quello che avete percorso finora. Siete chiamati a realizzare un cammino di santità adesso come coppia, nonostante il matrimonio, ma nel matrimonio, per il matrimonio, per la grazia di questo sacramento, sostenervi l'un l'altro per vivere non soltanto, essere non soltanto un aiuto, un sostegno l'uno all'altro per le cose terrene, materiali, per una compagnia umana, no? Ma per un aiuto più grande, per la risata. Ecco, questo essere l'uno accanto all'altro, perché insieme possiamo crescere nella santità, nella vita ultima, nel fine ultimo della nostra vita. Alcuni anni fa ho avuto la grazia di conoscere due dei figli di una coppia che è stata proclamata beata, i due coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, una coppia qui di Roma, abitavano vicino a Santa Maria Maggiore, alle spalle della Basilica, sono stati lì a casa loro, sono quattro figli, due religiosi, uno stavano accanto in un convento, uno era invece santo, ma era molto avanti negli anni, e poi c'era un'altra figlia invece che si era sposata, l'ultima eredità, e i medici non volevano far nascere, ma i genitori avevano dovuto accogliere, e grazie a Dio è andato tutto bene. E quando poi c'era Don Tarcisio e l'eredità a casa loro, e mi hanno parlato del poco a cosa della vita dei loro genitori che sono stati proclamati santi, credo che i loro corpi siano al santuario del Divino Amore, quindi se qualche volta capitate potete andare a pregare, perché la mia cosa bisogna anche pensare. E sono un grande esempio, ecco, in che cosa consisteva la loro santità, in cosa consisteva, che cosa hanno fatto, ecco, per raggiungere questo onore, cominciando degli altari. La figlia rispondeva così: nulla di aggradante, niente di straordinario. Semplicemente l'uno desiderava fare ciò che piaceva l'altra e viceversa. E noi siamo cresciuti respirando quest'aria di profondo amore e di dedizione. E questa è la seconda parola del meglio. Cosa fare? Ecco, nulla di aggradante, nulla di straordinario, semplicemente volersi bene. Svegliarsi la mattina e pensare: oggi che cosa posso fare per rendere più felice mia moglie? Cosa posso fare per rendere felice Giovanni? E non bisogna mai pensare, beh, in fondo lo vedo, la vedo contenta, c'è niente di dargli di più, questo
possa essere contento di quello che faccio. È una tentazione, dobbiamo mai adagiarci nella sufficienza o nell'ordinarietà, dobbiamo sempre pensare a Dio. San Paolo scriveva che la carità non avrà mai fine, perché nel paradiso ci avremo quello che faremo per sempre in paradiso. Ma c'è un altro significato che potremmo dare a questa frase, cioè la carità non ha mai fine, nel senso che si può sempre crescere. Nell'amore l'uno per l'altro, non si può mai dire lo amo al massimo, l'amo al massimo. Il Papa ce lo ricordava nell'esortazione, dopo le sue visite, c'è sempre un di più. Più gesti di attenzione, più carenze, più tenerezza. Cosa posso dare di più oggi? È la domanda che dovremmo, soprattutto come sposi, ecco, all'interno del matrimonio, porgervi cosa posso fare oggi per amare di più? Niente di importante, semplicemente l'uno desiderare fare ciò che piaceva l'altra e viceversa. Nulla di straordinario. Non avevano una vita, diceva, di vita di luce straordinaria, penitenze, sacrifici, potentissima Antonina di preghiera, una vita ordinaria, una vissuta nell'amore, in quella santità, nell'ordinarietà. E dicevo che avete scelto questa lettura di una località di San Paolo, io non mi dilungo su questo, ma ve lo lascio come ultimo a casa. Il capitolo 4, il cuore dell'esortazione di Papa Francesco, proprio commenta ogni frase, l'amore paziente, benigno, tutto sopporto, tutto bene, non si vanta, è migliore, non si compie, eccetera. E fa delle applicazioni concrete, però questa si chiama di domani. Dunque è uno specchio nel quale possiamo anche confrontarci e crescere. Amarsi sinceramente e non essere mai, come diceva San Francesco di Sala, angeli fuori e demoni in casa, che è più facile convertirsi per fuori, ma amarsi bene è difficile perché davvero l'amore non lo sopporta, anche i limiti e le imperfezioni. Ed essere attenti, e dico questo anche alle piccole cose, quindi diciamo niente di degradante, anche qui mi piace molto ciò che diceva delle beate, diceva anche, scriveva la beata Maria, anche il minimo gesto di chiudere piano la porta per accattare uno spirito, per venire un desiderio, tutto importante per la santità, ecco, la santità davvero quotidiana, come San Giuseppe la Madonna, la santità quotidiana, ma quale amore c'era l'uno per l'altro. È un amore poi che non si chiude in se stesso, quindi non soltanto amarvi tra di voi, perché l'acqua ha uno stagno, la marcisce, quindi l'acqua deve scorrere, e così anche l'amore deve scorrere tra di voi, ma si deve riversare anche al di fuori della vita di famiglia, e quindi l'attenzione all'altro, alla carità, all'accoglienza, all'ospitalità, dei poveri, bisognosi, dei limiti delle proprie possibilità, anzi custodi tutto uno grande che l'amore ma che si vuole diversare. Infine l'ultima parola, grazia, con il tuo dono, impegno e grazia. Ecco la parola che prendo dal Vangelo. Gesù era presente alle nozze di Cana insieme con la Madonna. Gesù si autoinvita alle nozze, perché davvero se manca Gesù e il vino viene a mancare, il vino dell'amore, dell'aspetto, della gioia, c'è bisogno di Gesù che trasformi l'acqua in vino, e voi ce lo fate, perché è bello che venire la domenica insieme a pregare la Santa Messa, la preghiera, accogliere Gesù nella propria vita di coppia, soprattutto con la preghiera, con partecipare insieme alla Santa Messa. La famiglia che prega unita, resta unita, scrive
ragioni conosciamo. E anche Maria Teresa di Calcutta, quando la famiglia prega, non crolla, la famiglia che prega sta in piedi, pregate. E Giovanni Paolo II, scrivendo alle famiglie, diceva proprio come è bello, ecco, sostituire a volte tante immagini del televisore con l'immagine del Vangelo attraverso la preghiera del Rosario, e pregare insieme il Rosario delle famiglie. Ecco, la Madonna ce lo richiama in tante tradizioni, anche oggi. Pregate, pregate il Rosario, pregate delle famiglie, come è importante, altrimenti però il vino finisce, c'è bisogno di Gesù. Dunque accogliere Gesù perché ci dia il vino buono e accogliere Maria. Ecco, bello questo Vangelo, anticipa in qualche modo un gesto che voi farete al termine della celebrazione, quando prima della benedizione vi recherete nei piedi della Madonna per affidare e consacrare a lei, al suo cuore immacolato, la vostra famiglia. E lei che è sempre presente nelle famiglie. Questa immagine di Maria Cana ci chiama proprio questa visione particolare della missione che la Madonna ha di essere regina custode dell'amore familiare. La Madonna è sempre presente dove ci sono gli sposi. E allora affidatevi sempre alla Madonna, confidate in lei, come dicevo magari facevamo anche spesso la preghiera, magari tutti i giorni la preghiera del Santo Rosario. Ecco, lei sarà sempre la regina, l'avvocata della vostra casa. E voglio chiudere recitando una preghiera, un'invocazione di San Giovanni Paolo II, proprio rivolta alla Madonna, che augurava per le famiglie, diceva che la Vergine Maria, come madre della Chiesa, sia anche la madre della Chiesa domestica, della vostra Chiesa domestica, della vostra famiglia, e che grazie al suo aiuto materno possiate diventare veramente questa piccola comunità nella quale si vive il mistero di Cristo. Sia lei, Maria, l'ancella del Signore, esempio di accoglienza umile e generosa della volontà di Dio. Sia lei, madre addolorata ai piedi della croce, a confortare le sofferenze, a sciogliere le lacrime di quanti soffrono per le difficoltà delle famiglie, momenti bui, momenti di sofferenza e di prova. E grazie, Signore, per donare a voi luce, gioia, serenità e fortezza. Questa preghiera bella, con la quale il Papa concludeva Giovanni Paolo II, l'enciclica, ecco, sull'amore della famiglia, ecco, davvero sia anche il nostro augurio che Gesù, per mezzo di Maria, entri con abbondanza voi, gioia, serenità, forza, ecco, perché davvero possiate godere della sua presenza, della vostra vita eterna, per poi goderla insieme nell'eternità, nella gioia del paradiso. Carissimi, al vasto della Chiesa della comunità, voi siete già consacrati agli altri battesimi, ora questo vi vede in Gesù,
se dunque vostra intenzione avviene in matrimonio, datevi la mano di sé. Ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Paolo, vuoi unire la tua vita alla mia nel Signore che ci ha creati e redenti? Sì, con la grazia di Dio lo voglio. Giovanni, vuoi unire la tua vita alla mia nel Signore che ci ha creati e redenti? Sì, con la grazia di Dio lo voglio. Noi promettiamo di amarci fedelmente nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di sostenerci l'un l'altro tutti i giorni della nostra vita. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio che per la vita di Adamo e di Eva conferma Cristo il consenso che vede manifestato davanti alla Chiesa e vi sostiene con la sua benedizione. L'uomo non si separare ciò che Dio dice. Il Signore benedica questi anelli che vi donate scambiabilmente in segno di amore e di fedeltà. Ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni, ricevi questo anello, nel segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Pregate per noi, 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 pregate per noi. Yeah.
prima della benedizione e dopo aver letto la lettura dei codici, degli articoli del codice, ci dite di quella che vi chiedo dei codici, che siete detti di rispettare. Sì.
Gesù senza gli angeli. Questa umanità proprio che testimonia, ecco, la grandezza, la sensibilità del cuore, la donna di Dio, che si ritorna di Dio davvero, prima per l'altro. Invochiamo allora adesso la benedizione del Signore su di voi, ecco perché davvero scende con la copiosa e su tutti quanti i nostri amici, i parenti che sono venuti per gioire con voi davanti a Dio. E ad ogni invocazione risponderete Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore Gesù che santificò le nozze di Cana, benedica voi e i vostri parenti e i vostri amici. Amen. Cristo che ha amato la sua Chiesa sino alla fine, fonda continuamente nei vostri cuori il suo stesso amore. Amen. Il Signore conceda a voi che testimoniate la fede nella sua risurrezione di attendere nella gioia che si compia la beata speranza. E su voi tutti che avete partecipato a questa liturgia nuziale scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, nella Chiesa e nel mondo siate testimoni del dono dell'amore che avete celebrato. Andate in pace, rendiamo grazie a Dio. Ecco, prima di salutarci, tanto noi finiamo l'atto di matrimonio, video lettura, ecco dell'atto. Oggi 9 settembre 2017 alle ore 16, innanzi al Padre Alessandro. Era la prima cosa fatta, così Dio il dovere di farlo. Volevo cominciare semplicemente da una parola, non mi detto non mi dico. Ho fatto una piccola ricerca di una parola che Paolo viene da Paolo, da San Paolo, Paulus, diciamo qui ci dicevo, che vuol dire piccolo, poca quantità. Piccola cosa, e il nome di San Paolo sappiamo bene che viene dal nome Saulo, Saul, che vuol dire desiderato, cercato, voluto. Ecco, io volevo attribuire questo due nomi, nomi a Paola, desiderata da Dio, l'ultima arrivata, piccola, e proprio lì che pesca Dio. Nei più piccoli, negli ultimi arrivati, ci siamo conosciuti per caso anni fa, è stato un caso, però si dice che per caso sia la firma di Dio in un compito, come un caso che si chiama anche oggi voi qui, e non un caso invece, non tutto viene fatto per caso, c'è sempre un perché. Oggi avrei voluto che ci fosse qui altre persone, però non tutto è possibile, ma comunque sono stati presenti nei nostri cuori, come avrei voluto che fosse più anche mio padre e mia madre, però senz'altro dal paradiso sono stati presenti e tuttora ci guardano, ci osservano e prendono per noi. Tra tutti voi, sono stato veramente felice di venire qui, sono particolarmente contento di vedere qui Lucrezia. E avrei voluto che fossi qui anche noi, ma non è stato possibile. Ma questo finché sappiate, ecco, che anche se tante volte distanti, siamo sempre vicini a voi, sempre, in qualsiasi momento che voi ci chiamate, siamo presenti, in qualsiasi momento, ecco, che avete bisogno, non siamo sempre permettendo. Siamo sempre pronti a intervenire in su. E per il resto, qua, ma siamo redici, insomma, di anni vissuti e sappiamo che vita non è come la vita, che a volte il terreno si fa tortuoso, il cammino difficile, però
attraverso la benedizione del Signore su di voi, ecco perché la vedo scendere ancora copiosa, e su tutti quanti i vostri amici, i parenti che sono venuti per gioire con voi davanti a Dio. E ad ogni vocazione risponderete a me. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore Gesù, che santificò le nozze di Cana, benedica voi, i vostri parenti e i vostri amici. Amen. Cristo, che amato la sua Chiesa sino alla fine, diffonda continuamente nei vostri cuori il suo stesso amore. Amen. Il Signore conceda a voi, che testimoniate la fede nella sua risurrezione, di attendere nella gioia che si compia la beata speranza. E sopra tutti, che avete partecipato a questa liturgia nuziale, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nella Chiesa e nel mondo siate testimoni del dono dell'amore che avete celebrato. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, prima di salutarci, tanto noi finiamo l'atto di matrimonio, vedo lettura ecco, dell'atto. Oggi 9 settembre 2017 alle ore 16, innanzi al Padre Alessandro, tradito Dario, Gentile Silvia e Napoli Stefano. Visti il permesso della Curia di Roma, i certificati per quali risulta che le pubblicazioni sono state eseguite nelle parrocchie della Sacra Famiglia e della Natività e quelli civili del Comune di Roma Capitale, ho interrogato ciascuno dei contraenti secondo le prescrizioni canoniche la presenza dei soggetti testimoni ed avendo avuto il loro punto consenso l'ho dichiarato in via di matrimonio secondo il rito della Chiesa Cattolica. Dopo manifestato il consenso la presenza dei soggetti testimoni dato lettura agli sposi degli articoli 143, 144, 147 del codice civile riguardanti i diritti e doveri dei coniugi. Dopodiché ho redatto l'atto di matrimonio dopo originale, dei quali uno si conserva in questo archivio parrocchiale, l'altro destinato all'ufficio di Stato Civile del Comune di Roma per essere trascritto nei registri civili. Gli stessi sposi, alla presenza dei sovraindicati testimoni, hanno dichiarato di scegliere il regime della separazione dei loro rapporti patrimoniali. E sensi dell'articolo 162 secondo comma del codice civile. Il lancio del bouquet. Sì, vabbè, vabbè, ma Michele va bene, dai. Michele, ma adesso sono rifiuta di maschi? E i femmine dove stanno? Sì, a posto. Non siamo già sposati. Dai, mi raccomando, a destra o a sinistra, eh? Fagli la sciarpetta. Ma non verso qua, che c'è il vetro. Allora, il fatto è che se Rita è bella, o se è piccola, non ti guarda, la guarda che era sua. Ecco, brava, sottolinea questa cosa. Pure no. Ti do una melanzana. È vero. Sì, Alessandro. Uno! Ho richiesto la finocchiella! Tira sto coso, va! Ma no, aspetta, dai, qualcuno c'è chi fa, c'è chi fugge anche! C'è chi fugge! Vabbè, magari non da giallo già fatto, tanto! Perché te metti sul qualcuno? L'occasione me la pesca stupare io! Daniele! Oh, bravo! Pure i maschi, no, i maschi non vale! No, no, secondo me! Ma chi fa? Pari opportunità, pari opportunità! Ilario, vai! Riccardo, ma i maschi no, perché più siete e più per l'opportunità. Guarda Gianmarco, guarda! Bravo Gianmarco! Guarda! Ragazzi, dai, su! Com'è coraggioso, vai, rispondi vai, vai, Michele, non fanno gli orri, va bene! Giovanni,
Luca, Luca! Vai Luca, pure tu! Pronti? Oddio. Uno, aspetta, uno. Due, attenta che c'è da parlare. Attenta, eh. Due, e tre. Tre. C'è un po' di trucco. C'è stato il trucco. Eccola. Passare. No, vieni, che ti passa, però perché ha visto che stanno facendo le foto, sono filmato. Passa con Monica perché vanno in due col portale. Ho capito, gli sposi. Sì, bello, certo. Ragione Valerio. Sì, sì. Sì, ci vuole la paletta. Ha detto lei, non sento io. Che ha detto? Cosa? Assomiglia a mamma? Sì, ti ha detto guarda. Pazienza. Se devi cambiare un marito, che sta facendo stasera. Ma quello c'è capito. Ma bella. Perché te la devi fare? Perché io ho fatto una femmina, almeno era da me. Invece di maschi, c'è la... Aspetta, sono lì. No, 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 in due, in due. Affonda un po' la mano, un po' di più. La faccia di Giovanni con il suo la fetta. Basta che sei rovinato. Dicono dalle quinte che può andare. Ho tutti i giri la foto. Dietro la doccia. La faccio con loro, certo. Come no? La signora ha detto che la fa. Sì. Ah, se vi fidate. Non ci siamo. Ne facciamo più di una, ma. Con quale macchinetta? Facciamo questa. No, nel senso che c'ha. Stacca, stacca, vedi fare la foto? Comunque gli sposini sono meravigliosi. Di Botero, sui sposini di Botero. I pugliesi sono. Hai visto io, va su. No, sta la presa fuori che è Sentite, domani è venuta bene, domani la rifacciamo? Sì. Aspetta, lasciamo una foto. Papà! Allora volevamo fare e lasciamo uno dell'ambiente. Tieni il bicchiere anche per me, dai. Bella.
Grazie. Me l'ha dato Renata. Possiamo farci una foto con voi? Ma io ho fatto mi sa che non ci sono tutti, che allora li portiamo. Come faccio a stare 20 minuti? Ferme. Io farei una cosa grazie. Allora troppo buone le cose che avete fatto voi, non ti prego, pure questo è chi si sposa, eh? Ah, chi prende il tappo, è vero, però in fronte, se ricordo che vado in fronte, non vale. Michele è la prima che scappa, eh? Io non volevo dire, è una strizza. Michele è nato, brindisi voi due prima, dai. Dobbiamo costruire bene Pamuk con noi. Giovanni, brindisi con tua moglie, dai, lo fa la foto, no? È giusto. E poi c'è il bacio, no? Poi il bacio, che è la lingua. Aspetta, cioè che mi arriva la mano. Esce corto le pelle, ferma. Via. Un'altra, aspetta. Ale. Non è... aspetta un attimo, fermo, rimane che no, rimani col bicchiere, e lei metti quel bicchiere, forse. Allora, ma... amica bevuta ancora. Adesso bacio. Oddio che palle così. Sì, è bacio, lo bacio, 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 bacio. Volevo vedere la lingua. Sì, ma fatto bene, però c'è un caschetto, dai. Impegno. Tutto l'impegno. Vai. Non dai, vuoi impegno, vai. Accio. Guarda, sono queste prestazioni. Vai. Avete visto il fermo così, fermo. Applauso, dai. Era di Gianmarco quella. Maria, Maria. Daniele. Mario. Luca. Luca. Alessandro, te la passo io. Beh, chi è famiglia è una... Ma la spiega qual è il significato particolare? Da domani veramente. Domani. Quando, ma se c'è una... Ah, sì, sì. No, per domani sì. Chi? Siamo su scherzi a fare. Dai, dai.
Tres.